Il ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini in visita a Torino. L'università è nota nel mondo per la sua capacità di produrre eccellenze. Un'altra ragazza aggredita, molestata e poi derubata nel quartiere Santa Rita a Torino. Il fatto è successo mentre nella residenza universitaria a Borsellino veniva violentata una studentessa. Furto e ricettazioni di auto e merce, 6 arresti, smantellata dall'organizzazione criminale dai carabinieri di Alessandria e Tortona. Nuovo governo e la Lega in Piemonte. Commentiamo i risultati delle scorse elezioni e le attività in corso insieme a Giorgio Maria Bergesio, senatore Lega, nostro ospite in studio. Bentornati al consueto appuntamento con l'informazione regionale di GRP Televisione. Il ministro dell'Istruzione, Anna Maria Bernini, ospite a Torino per conoscere il lavoro che si sta facendo sul territorio. Al centro dell'attenzione l'offerta formativa in crescita, ma anche la stretta attualità per quanto accaduto nella residenza Borsellino. Nella stessa sera della violenza sessuale subita da una studentessa ospite della residenza universitaria Borsellino, un'altra ragazza di 17 anni è stata aggredita e molestata. Il fatto è avvenuto in zona Santa Rita a Torino. Sentiamo i dettagli. Un'altra aggressione a sfondo sessuale ai danni di una ragazza minorenne di 17 anni. L'episodio è avvenuto poche ore prima della violenza sulla studentessa 23enne all'interno della residenza universitaria Borsellino. La ragazza è stata aggredita sabato scorso mentre stava andando a casa di un'amica all'interno dell'androne di un palazzo nel quartiere Santa Rita. A quanto si apprende da fonti investigative, sarebbe stata sorpresa alle spalle, spinta nell'ascensore dove lo sconosciuto l'avrebbe molestata. Infine l'avrebbe colpita con un pugno al naso e sarebbe fuggito rubandole la borsetta e il cellulare. Il fatto è avvenuto non solo nella stessa sera, ma anche solo a un paio di chilometri di distanza dalla residenza Borsellino, circa 3 ore prima dell'aggressione e dello stupro, su cui sta indagando la squadra mobile della Questura di Torino.
La dinamica delle due aggressioni è molto simile, cambia però il finale. Nell'ultimo caso, infatti, l'amica della vittima, resasi conto di quanto stava accadendo, ha cominciato ad urlare, riuscendo a mettere in fuga l'aggressore. La giovane è stata quindi medicata dai sanitari intervenuti con un'ambulanza e sporto denuncia ai carabinieri giunti sul posto. Difficile dire se l'autore delle aggressioni sia la stessa persona. Sulle indagini viene mantenuto il più stretto riservo. Ed è stata dimessa questa mattina dall'ospedale delle Molinette di Torino la studentessa di 23 anni che nella notte tra sabato e domenica è stata aggredita e stuprata nella sua stanza nella residenza universitaria Paolo Borsellino. Voltiamo completamente pagina. Ieri il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, a Roma, accompagnato dall'assessore Chiorino per presentare le priorità del Piemonte ai nuovi ministri competenti. Sentiamo. Il governatore Cirio, come anticipato in un'intervista qualche giorno fa, ha portato le urgenze e le priorità del Piemonte a Roma, rilanciata la richiesta di autonomia differenziata della nostra regione nell'incontro con il ministro per gli affari regionali Roberto Calderoli, il quale ha comunicato l'intenzione di portare già nelle prossime settimane in Consiglio dei Ministri la legge quadro da far approvare al Parlamento per dare attuazione, dopo il rallentamento per la pandemia, agli articoli 116 e 117 della Costituzione, relativi proprio alla ripartizione legislativa delle competenze di Stato e Regioni. E rispetto all'emergenza sanitaria, per cui il Piemonte attende ancora il rimborso di circa 340 milioni di euro, il presidente Cirio ha sottolineato al ministro Calderoli anche l'urgenza e l'importanza di restituire al più presto alle Regioni le risorse anticipate per la gestione del Covid. Restando in ambito sanitario, i progetti di edilizia sanitaria e la loro attuazione sono stati esposti al ministro della Salute Orazio Schillaci. In particolare la Città della Salute e della Scienza di Novara e il Parco della Salute di Torino. Per quanto riguarda il Parco della Salute, sono state rappresentate al Ministro le difficoltà e la necessità di attivare un meccanismo speciale che consenta di arrivare alla conclusione della gara nei tempi previsti, inclusa la possibilità di nominare un commissario con poteri straordinari, una sorta di modello Morandi. Il Ministro si è mostrato disponibile a dare un feedback al più presto. Si è parlato poi di grandi opere con il Vice Premier e Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Matteo Salvini, per fare il punto della situazione su alcuni dossier, come l'alta velocità Torino-Lione, l'Asticuneo, la variante di De Monte, il tunnel di Tenda, la Pedemontana, il Terzo Valico e la zona logistica di Alessandria, oltre al potenziamento dei collegamenti per la Svizzera. I fondi del PNRR e i progetti bandiera strategici per il Piemonte sono stati l'oggetto dell'incontro a fine giornata con il ministro per lo sviluppo economico Adolfo Urso e il punto sull'avvio in Piemonte a Santena del polo per la scuola di alta formazione dedicata ai futuri amministratori con il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo. Al termine di questa giornata il presidente Cirio ha commentato: ringrazio i ministri per aver immediatamente dedicato attenzione al Piemonte. Ora pronti a lavorare insieme per dare al più presto risposte ai nostri cittadini, alle imprese e ai nostri enti locali sulle priorità per affrontare il futuro. Adesso andiamo nelle province, cominciamo da Novara. A Novara la sala dell'Arengo del Broletto ha ospitato l'incontro tra Fondazione ITS, Turismo, Università del Piemonte Orientale, Confcommercio e Federalberghi Piemonte per la firma di un importante documento che vedrà lo sviluppo dell'istruzione e della formazione tecnica terziaria nell'Alto Piemonte. Nuovo impulso all'istruzione tecnica terziaria grazie alla convenzione firmata da importanti enti di formazione e associazioni di categoria del commercio e del turismo regionale. Secondo l'accordo, Fondazione ITS Turismo e Attività Culturali si occuperà di attivare corsi di formazione tecnica terziaria che consentano al tessuto commerciale turistico, in particolare nel settore della ricettività alberghiera, di formare risorse pronte all'impiego nelle strutture turistiche nell'area dell'Alto Piemonte. Il turismo oggi garantisce fra il 12 e il 15% del PIL e il 12-13% di occupazione, quindi è un asset estremamente importante, è un asset che non è delocalizzabile, è un asset che sta vivendo una rivoluzione culturale rispetto a quelli che sono i flussi, è un asset che garantisce ai giovani la possibilità di diventare veramente quelle che saranno il divertissement e non solo l'ospitality del futuro. Oggi l'offerta ITS nel lato turistico
e di 5 nuovi corsi, quindi abbiamo oltre 150 posti disponibili per giovani che vogliono operare in questo settore. 3 opportunità su Torino, come dicevo, Tourism Product Management, Event Manager e l'ultimo Caring on Board, un corso molto particolare che va a sviluppare le nuove competenze che faranno i servizi a bordo dei treni ad alta velocità. Quello è un percorso peraltro tutto in alto apprendistato. L'offerta su Novara, anche questa caratterizzata dall'ospitalità dell'alto apprendistato, e un'offerta su Bra. Come detto prima, gli investimenti del PNRR vedranno crescere ulteriormente l'offerta formativa in questo settore, non solo in questo, in tutti i settori oggi che vedono coinvolti oggi gli ITS, quindi oggi facciamo un primo passo molto importante per noi, per il territorio, per gli enti produttivi. Assessore, il significato di questa firma e le ripercussioni positive che porterà? È una firma ricca di significati perché garantisce innanzitutto un'ulteriore stabilità al sistema ITS, perché garantisce ulteriore qualità al sistema ITS. Io devo ringraziare particolarmente anche l'Università del Piemonte Orientale perché è stata particolarmente lungimirante con questa firma. Insieme all'Università del Piemonte Orientale, anche Federalberghi e Confcommercio, perché tutti insieme lavorano per un forte radicamento sul territorio insieme alla Fondazione ITS, garantendo competitività alle nostre imprese, perché il sistema ITS garantisce evidentemente professionalità adeguate e perché garantisce opportunità ai nostri giovani. Rubavano mezzi di trasporto depredandone il carico e alleggerivano container prima della loro spedizione oltreoceano. Un'organizzazione dedita al furto, al riciclaggio e alla ricettazione di furti è stata smantellata questa notte da un'operazione condotta dai carabinieri di Alessandria e di Tortona su ordinanza del GIP del Tribunale di Alessandria. Le indagini sono state coordinate dalla Procura di Alessandria. I furti di mezzi avvenivano in tutto il nord Italia e poi depredati nel tortonese. Rubavano merce da container destinate alla Nuova Zelanda o a Taiwan e poi la rivendevano al mercato interno. Dopo la tappa nel tortonese, rinchiusi per bene i sigilli, il container all'apparenza integro ripartiva alleggerito di parte del suo carico verso Genova per viaggiare via nave verso la sua destinazione prestabilita. Abbiamo evidenziato una serie di rinvenimenti di veicoli e di merce trafugata nel nord Italia che abbiamo recuperato sul territorio tortonese. Una non casualità che quindi ci ha, attraverso un'analisi minuziosa, fatto immediatamente comprendere che alle spalle ci fosse una vera e propria organizzazione. Era un meccanismo molto redditizio quello smantellato dal nucleo investigativo del reparto operativo di Alessandria e della compagnia dei carabinieri di Tortona al termine di indagini partite nel 2020. E così nella notte, su ordinanza del GIP, sono scattate le perquisizioni dei carabinieri, 23 in tutto, con 6 persone arrestate. 3 di loro ora si trovano in carcere a Milano e ad Alessandria, mentre altre 3 sono state poste agli arresti domiciliari a Serravalle Scrivia, a Tortona e a Maddaloni. L'accusa è quella di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti, riciclaggio e ricettazione di veicoli, mezzi d'opera e della merce in essi contenuta. I reati sarebbero avvenuti tra l'ottobre del 2020 e l'aprile del 2021. Adesso dall'inizio investigato vi sono alcuni soggetti in precedenza oggetto di indagine poiché contigui alla criminalità organizzata di matrice ndranghetista. E questi soggetti sono titolari di fatto, gestori possiamo dire, di ditte, di importanti ditte di autotrasporti. Teatro dei furti, alcuni capannoni di proprietà o affittati da privati, dove i mezzi di trasporto venivano svuotati della merce e poi cannibalizzati oppure attraverso l'alterazione dei telai e delle targhe contraffatti per essere rivenduti. 13 mezzi complessivamente rinvenuti nel corso delle indagini e delle perquisizioni di questa notte, tra i quali 2 container, la maggior parte dei quali già restituiti ai legittimi proprietari, per un valore complessivo di oltre 500.000 euro. Ad Alessandria, sabato 5 novembre, si ricorderà l'alluvione del 1994 e l'impegno delle migliaia di volontari, semplici cittadini e della protezione civile che andarono in soccorso alla città e ai suoi abitanti. Il titolo del convegno è Per non dimenticare, si terrà
con un'ampia partecipazione di studenti e scuole da tutta la provincia nel centro congressi di Piazza De André al quartiere Orti. Per non dimenticare il 1994 e le vittime del fango riversato dal Tanaro nelle strade e poi nelle abitazioni e nei negozi, e per non dimenticare le migliaia di volontari che davano un aiuto prezioso e la forza di ricominciare. L'iniziativa è della provincia di Alessandria attraverso il Comitato di Coordinamento delle Associazioni di Protezione Civile, che comprende oggi 133 organizzazioni di volontariato. Il fango e soprattutto l'odore che emanava, mescolato al gasolio delle caldaie uscito dalle cantine, è ancora un ricordo vivo di chi ha vissuto quei giorni nei panni della Protezione Civile. Sì, l'alluvione di Alessandria è stata la sciagura più terribile che poteva capitare alla città. Oltre ai morti, gli animali morti, fango, nafta, odore spaventoso che avvolgeva tutto. Ed è qualcosa che non riuscivamo a liberarci, perché avviluppava gli abiti, avviluppava anche le coscienze, perché era l'odore e il segno delle distruzioni. E per potersi togliere quel fango si è lavorato duramente e quell'esperienza è rimasta nel cuore di tutti noi. All'evento parteciperanno gli allievi degli istituti Ciampini Boccardo di Novi Ligure, del Parodi di Acquiterme, del Galilei e del Volta di Alessandria e del Balbo di Casale Monferrato. Il coinvolgimento che è stato dato alle scuole, secondo me, è veramente di grande lungimiranza, perché contribuirà ad aumentare nei ragazzi la volontà di far parte di questi gruppi di volontariato che sono intervenuti all'epoca dell'alluvione e che soprattutto dopo si sono poi meglio organizzati intervenendo in eventi sia nazionali sia europei. Pur non avendola vissuta, hanno avuto i ragazzi di oggi il desiderio, la volontà di andare a scoprire, intervistando i nonni, gli zii, andando a vedere i resti anche nelle scuole che loro quotidianamente frequentano, i segni di quel disastro, e lo fanno appunto con il loro linguaggio, che è efficace, che è veloce, che è immediato, ma è profondissimo, perché quello che noi conosciamo, quello che pensiamo dei giovani è molto meno di quello che in effetti loro sono, perché sono molto molto meglio di quello che noi pensiamo. Passiamo adesso alla pagina sportiva. Nonostante la sconfitta per 1-2 contro il Paris Saint-Germain, la Juventus è in Europa League. Tra le note positive della serata, il ritorno di Federico Chiesa. Vediamo. La Juventus è in Europa League. Perde 1-2 in casa contro lo stellare Paris Saint-Germain nell'ultima gara del gruppo H, ma è aiutata dalla sconfitta del Maccabi contro Benfica per garantirsi il pass per la fase eliminazione diretta di Europa League. Leonardo Bonucci replica il vantaggio di Mbappé nel primo tempo, mentre nella ripresa è subentrato Mendes a condannare i bianconeri alla quinta sconfitta su 6 gare. È stata comunque una buona Juve che non ha mollato, ha tenuto botta anche nella ripresa. Il rientro di Federico Chiesa e sicuramente tra le belle notizie della serata. L'attaccante ha disputato un quarto d'ora di gioco a 10 mesi dall'infortunio. Abbiamo atteso 297 giorni per questo momento. Così sui social la società ha salutato il rientro di Chiesa. Allegri però non sorride, nonostante la prova di carattere della sua Juve. Quando si esce sconfitti bisogna essere solo arrabbiati, ha detto nel postgara. Abbiamo perso 5 gare su 6. Dobbiamo essere arrabbiati anche perché non potremo andare a giocare contro i migliori d'Europa. La rabbia che abbiamo da questa eliminazione dobbiamo portarcela dietro. Ora ci sono 3 gare di campionato prima della sosta e domenica ci sarà Juventus-Inter, una partita molto delicata sotto ogni punto di vista. Loro sono una squadra fisica, ha sottolineato. Serve recuperare energie e prepararsi al meglio. Contento per la prova dei giovani e felice per il rientro di Federico Chiesa, ma adesso sotto con l'Inter. La bella vittoria del Torino sul Milan di domenica scorsa ha dipinto di azzurro il cielo dei tifosi granata, e infatti anche l'ex presidente del Torino, l'avvocato Marengo, di solito scettico ai nostri microfoni sulle prospettive della squadra granata, questa volta sostiene di aspettarsi 3 punti dalla difficile trasferta di Bologna in programma tra 3 giorni. Sentiamo.
Ed eccoci qua con l'avvocato Marengo. Allora, grande entusiasmo dopo la vittoria contro i campioni in carica. Che cosa ne pensa? Beh, ho visto una bellissima partita. Un Toro ben messo in campo e più che altro, secondo me, ha fatto la differenza avere un vero centravanti là davanti che ha combattuto su tutte le palle e ha contribuito a tenere alta la squadra. Questo è stato l'elemento chiave di questa partita. Meritatissima. Cioè, è vero che il Milan ha sbagliato quei due gol clamorosi nei primi sei minuti, ma di lì in poi c'è stato solo più Toro in campo. Bene, e dopo queste ultime tre partite, prima della pausa, che cosa pensi che accadrà? Ma io adesso abbiamo tre partite, diciamo, abbastanza facili. Il Bologna, la prossima, è assolutamente una partita dove si possono prevedere i tre punti. Però diciamo che Juric nella dichiarazione dopo la partita col Milan è stato molto cauto e ha detto non aspettiamoci molto, cioè non festeggiamo un qualcosa che è da festeggiare, ma con tante riserve. Ancora una domanda, avvocato Marengo. Toro-Milan è stata la vittoria di Juric. Pensa che magari dopo questa pausa si possa fare un regalo da parte di Cairo? Ma io ne dubito, i regali di Cairo non li ho mai visti, quindi ne dubito fortemente. Certamente la vittoria è stata Juric, perché ha messo la squadra in campo benissimo, ha letto benissimo la partita, ha fatto interpretare ai ragazzi al meglio una partita che sulla carta era molto difficile. In campo è sembrata molto facile e questo è stato il suo merito, di aver trasformato in facile ciò che invece era oggettivamente difficile. Ora spazio alle previsioni del tempo in collaborazione con Trebimeteo. Dopo avremo ospite Giorgio Maria Bergesio, senatore Lega. A seguire una nuova puntata della rubrica Passione Verde di Roberto Monteriso. Questa volta sarà dedicata alle rose. Restate con noi. Previsioni per oggi. Nel pomeriggio, in pianura, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. In montagna, cieli coperti con scrosci di pioggia intermittenti. In serata, in pianura, cieli coperti con scrosci di pioggia intermittenti. In montagna, cieli coperti con piogge battenti. Previsioni per domani. Al mattino, in pianura, nubi e schiarite con possibili piovaschi. In montagna, bel tempo con cieli quasi sereni. Nel pomeriggio, in pianura, bel tempo con cieli sereni o velati. In montagna, nubi e schiarite con possibili piovaschi. Con insieme per la parte di approfondimento, lo sapete, dopo le lezioni abbiamo iniziato il nostro viaggio per conoscere meglio, incontrare o reincontrare i rappresentanti del Piemonte in Parlamento, alla Camera e al Senato. E quindi oggi incontriamo il senatore Giorgio Maria Bergesio, senatore della Lega, che ha già avuto esperienza quindi a Roma come parlamentare, quindi benvenuto, e con lui insomma approfondiremo un po' i temi di questo nuovo governo con i suoi primi atti. Innanzitutto benvenuto quindi, e lo Grazie. Sto chiedendo a tutti, lo chiedo anche a lei, qual è il suo percorso politico e personale? Beh, intanto buongiorno a tutti i telespettatori, grazie dell'invito. Il mio percorso politico personale inizia come sindaco del comune di Cervere, giovane sindaco del comune di Cervere per due legislature, poi il limite dei due mandati. Ho continuato ancora per una legislatura come vice sindaco. Nel 1999 sono stato eletto per la prima volta in consiglio provinciale, un mandato all'opposizione in cui ho imparato tantissime cose, e a seguire due mandati in maggioranza, presidente del consiglio provinciale, uno con il presidente Raffaele Costa e l'altro con la presidente Gianna Gaggia. E a seguire poi tutte le mie attività sul territorio, associazioni, volontariato, incontri, politiche, perché sono anche segretario provinciale della Lega di Cuneo, perciò insomma una serie di iniziative che mi hanno poi portato a entrare in Parlamento nel 2018. Ecco appunto, quindi ha già vissuto una legislatura in Parlamento, ma che idea si è fatta di queste elezioni? Adesso che si sono un po'
neanche troppo calmate le acque. Questa vittoria del centrodestra è piuttosto netta. Come mai è andata così? Quali sono stati gli elementi che hanno portato a questa vittoria? Ma io credo che fondamentalmente c'è stata chiarezza. Noi abbiamo vissuto gli ultimi 4 anni e mezzo la legislatura precedente, la 18ª legislatura, in cui sono cambiati 3 governi, in cui anche lì dalle urne non uscì una maggioranza chiara, c'era un voto importante un terzo Movimento 5 Stelle, poi ci fu un voto importante da parte della Lega, da parte del Partito Democratico, dall'altra parte ci fu un voto anche di Forza Italia importante, alla fine non si riusciva a coagulare queste forze. Con queste elezioni perlomeno si è fatta chiarezza. Le idee concrete, le idee di un centrodestra unito con un programma di governo serio e soprattutto la capacità di mettere insieme la maggioranza degli elettori italiani che finalmente hanno stabilito che sia in Senato che alla Camera, pur avendo ridotto i numeri, ci sarà comunque una maggioranza molto chiara. Prima abbiamo visto qualche immagine della Camera, adesso stiamo vedendo appunto il Senato e per lei appunto è un ritorno. Qual è il clima che si respira oggi? C'è molta voglia di fare? Sembra, già iniziano le prime polemiche per i primi atti del nuovo governo. Ma io credo che il clima è molto positivo. La squadra di governo formata dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è una squadra importante, con molta competenza se io guardo i nostri 5 ministri della Lega, se a questo vogliamo anche aggiungere il ministro dell'Interno, io credo che sia un governo dotato di personalità molto capace, anche nei sottosegretari sono state fatte scelte di meritocrazia a mio avviso, molto molto importante, che forse non premiano sotto certi punti di vista la territorialità, ma dall'altra parte premiano la competenza e questo diventa fondamentale. Ma le prime misure, se lei si riferisce a quella sul rave party... Adesso si parlava di, in queste ore si parla di quello. Sì, io credo che, insomma, che bisogna essere molto chiari su questo tema. Cioè, non è possibile che abbiamo nel nostro paese si realizzano delle iniziative come quelle dei rave party che non sono autorizzate da nessuno, nel quale ci sono problemi di sicurezza pubblica, di incolumità e anche di salute. Non dimentichiamoci mai che la pandemia, è vero che auspichiamo che siamo alla fine, però ci vogliono anche misure di sicurezza. Soprattutto non autorizzate, qua parliamo di occupazione abusiva. Noi ci scandalizziamo per questa norma che fa chiarezza e difende soprattutto gli enti locali, i nostri tanti sindaci, i nostri tanti amministratori, le nostre forze dell'ordine, perché alla fine gli dà il potere di intervenire. Ma dall'altra parte abbiamo la vicina Francia che già da anni che applica in materia di codice penale una norma molto chiara. Oltre la Francia, la Gran Bretagna. E negli altri paesi, però, dove non ci sono delle norme specifiche, si riprendono l'occupazione abusiva, il divieto di allaccio, che hanno delle, diciamo, delle pene molto severe in questo caso. Allora io credo che sia stato fatto bene. Poi, se lei mi dice, può essere modificato, le risponde come ha risposto sia il Ministro dell'Interno che il Presidente del Consiglio. È un decreto legge, in aula sicuramente ci sarà la possibilità di apportare delle modifiche con il consenso parlamentare. Ecco, invece arriviamo al suo partito, quindi la Lega ha avuto alterne vicende nel corso degli anni, come naturalmente tutti i partiti. Adesso la Lega come si sta costruendo o ricostruendo? Diciamo che un po' la situazione di competizione con Fratelli d'Italia si è fatta sentire, no, in questa campagna elettorale. Come si sta muovendo la Lega, soprattutto in Piemonte? Ma io credo che in Piemonte la Lega stia lavorando bene. Noi abbiamo un leader politico che è Riccardo Molinari, che è il nostro segretario piemontese della Lega, che è molto capace, anche presidente dei deputati, dei nostri parlamentari alla Camera, e io credo che su questo fronte abbiamo le idee molto chiare. Tra l'altro è giovane e molto preparato. Dall'altra parte c'è un'attività politica in corso, quella della Regione Piemonte, in cui la Lega ha un apporto molto forte, e io credo che la Regione Piemonte stia rispondendo a molte esigenze e abbia sopperito in questi anni sotto la guida del Presidente Cirio anche alle carenze di un governo che era molto lontano da quello che erano le esigenze dei territori, perché molti ministri tecnici, la non capacità politica di interpretare le esigenze dei territori sono determinanti. Oggi noi abbiamo la possibilità in questo senso di avere un governo vicino ai territori, tra l'altro per quanto riguarda la Regione si è già espressa anche per quanto riguarda le materie dell'autonomia. Ieri c'è stato un incontro importante con il nostro ministro Calderoli, che nello specifico attuerà un percorso entro un anno per portare a un Parlamento una legge chiara
e di lì in poi si avranno finalmente queste deleghe, perché è importante avere un'autonomia differenziata e anche la possibilità di dare delle risorse ai territori per rispondere su determinate materie che fino ad oggi erano di competenza dello Stato, sono di competenza dello Stato, ma che non riesce a rispondere sulle nostre regioni, sui nostri territori. Ecco, visto che parliamo di territori, lei è della provincia di Cuneo, è nato a Bra, cunese, cioè abbiamo parlato di Cervera, insomma sono luoghi che conosciamo bene anche per la passione dell'imprenditoria, del mondo anche agroalimentare. Ecco. E quali sono le istanze che vuole portare del suo territorio a Roma? Durante la pubblicità si parlava già di infrastrutture, ma ogni volta che parli con un cunese, indipendentemente dall'area politica a cui appartiene, la prima cosa è cioè, sì, ma sta autostrada è ancora lì che ci aspetta. Ma sì, effettivamente questo è un problema molto molto importante. Io credo che però potremmo essere in dirittura d'arrivo con un'azione forte. Abbiamo anche il nostro ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, che fin dai primi passi sta muovendo molto bene, con molta determinazione. Noi abbiamo dei problemi, un gap infrastrutturale che nel tempo forse ha favorito la creazione di questo mondo artigianale molto forte. Noi abbiamo 80.000 imprese iscritte alla Camera di Commercio, insomma un'attività sul territorio molto diffusa e molto molto importante, un tessuto produttivo molto forte. Non dimentichiamoci che noi oggi produciamo 19 miliardi di euro di prodotto interno lordo come provincia grande. Dall'altra parte oggi ci penalizza questa distanza infrastrutturale, perché i costi di trasporto, la logistica, il muoversi, anche se devo dire che non penalizza il turismo, perché vediamo che in questi momenti sta crescendo a due cifre, soprattutto la parte di Langa, ma anche quella di montagna sta lavorando molto bene e si sta difendendo. Ecco, su questo tema abbiamo l'Asticuneo, ma non solo, perché l'Asticuneo credo che l'ultimo lotto verrà autorizzato entro fine anno e poi partiranno effettivamente. Per nei prossimi due anni si dovrà concludere questo iter che manca, ormai veramente un pezzettino. Ma ci dovremmo essere. Però abbiamo altri problemi importanti, certo. Se noi pensiamo alla tangenziale di De Monte, che è un altro tema fondamentale che è ancora fermo per questo sito di interesse comunitario sulla decisione dell'Unione Europea che verrà sollecitata proprio in questi giorni. Abbiamo oltre questo anche il tema importantissimo della tangenziale di Fossano da concludere, quella di Mondovì, la strada statale 28 che deve essere ampliata, deve essere rimodernata, e qui anche la responsabilità di ANAS di intervenire con più dinamicità e velocità. Ecco, le infrastrutture sono un grande tema, ma non dimentichiamoci che anche le misure proposte dalla Lega, dalla flat tax, sì, ampliata a 100.000 euro, l'altro grande tema a mio avviso importante e la riduzione del cuneo fiscale, l'incrementare il potere di acquisto dei lavoratori dipendenti, e sono tanti in provincia di Cuneo ma anche nel nostro Piemonte, che hanno bisogno di un intervento mirato, strutturale forte. E oggi il tema importantissimo è quello dei costi delle bollette energetiche. Dobbiamo riuscire a intanto a fare un distinguo dal prezzo del gas a quello dell'energia e separare questi, e dall'altra parte una riduzione secca di questi costi, perché sennò le nostre imprese veramente nei prossimi anni soffriranno, nei prossimi mesi, e pensiamo che alcune di queste potrebbero anche chiudere o smettere di lavorare per un periodo perché non riescono a recuperare nei ricavi i costi di produzione. Ecco, ha citato il turismo, a volte viene vista un po' come dicotomia, no? Quasi come contraddizione, se una regione, un territorio decide se investire sull'industria o sul turismo, anche se ormai abbiamo visto che anche questa differenziazione forse è un po' superata, però il Piemonte tradizionalmente industriale ha ritrovato una sua vocazione turistica, che le ha citato le Langhe naturalmente, partiamo di Torino, ma come diceva anche altri territori dell'Alto Piemonte o il Cuneese per le montagne oppure il Monferrato, ecco, stanno riscoprendo. E come si fa a armonizzare queste due voglie di sviluppo? Ma io credo che siano sostanzialmente due voglie di sviluppo che sono molto molto importanti, perché il lavoro dell'industria, la presenza sul territorio, la capacità di creare lavoro e di creare ricchezza automaticamente si ribalta anche sul discorso del turismo. Noi abbiamo delle strutture ricettive molto importanti nei quali anche molti imprenditori hanno investito, soprattutto la bellezza dei nostri territori. Non dimentichiamoci poi che noi abbiamo anche un turismo culturale molto importante, i castelli, le regge, insomma abbiamo un percorso nel nostro Piemonte che va costantemente valorizzato, e la regione da questo punto di vista sta facendo bene, a sostegno della parte no gastronomica, a sostegno della nostra agricoltura, perché poi l'agricoltura è territorio. Io ho presentato già all'inizio di questa legislatura un disegno di legge sull'agricoltore come figura di custode dell'ambiente e del territorio.
è fondamentale, perché se noi vogliamo valorizzare le nostre bellezze naturalistiche, dobbiamo avere dei presidi, che siano in alta montagna, che siano in collina, che siano in pianura. E su tutto questo io credo che se noi riusciamo ad armonizzare tutte le figure insieme, che svolgano attività agricole, di industria, di commercio, di turismo ricettivo, io credo che alla fine il nostro Piemonte non ha nulla da invidiare a tante parti al mondo che si ritengono più belle, ma secondo me meno fortunate. Quindi insomma lei in Parlamento si farà un po' garante, interprete, portavoce di questo impegno. Certo, come tutti i miei colleghi naturalmente, perché la piemontesità o anche la cuneesità ti entra nel cuore, nella mente, non ti esce più. Però soprattutto a Cuneo bisogna dire. Dobbiamo lavorare per il bene del nostro paese e naturalmente. Grazie davvero al senatore Giorgio Maria Vergesio, buon lavoro a lei, ogni tanto torna a trovarci così ci racconta un po' come sta andando in serata. Grazie e un saluto cordiale a tutti gli ascoltatori. E buon proseguimento con i nostri programmi, a presto.